puntare sulle competenze e cercare di valorizzare i giovani talenti, evitare magari di perderli mandandoli all'estero. Dobbiamo puntare sulla formazione e soprattutto cercare di capire che, siccome la tecnologia sta ridisegnando ogni aspetto del mondo del lavoro, in particolar modo l'intelligenza artificiale, dobbiamo cercare di sfruttarla, di valorizzarla e di non subirla passivamente. Investire sul capitale umano, sulla formazione e lo sviluppo delle competenze per attrarre e valorizzare i giovani talenti, imprese, istituzioni, università, assieme a Palazzo dell'Informazione per fotografare lo stato attuale del mondo del lavoro. L'intelligenza artificiale ormai sta entrando nel nostro meccanismo del mondo del lavoro e quindi abbiamo bisogno che queste competenze siano il risultato adeguato per fare un mismatch tra domanda e offerta. È la grande sfida, secondo me, dei prossimi anni, cioè orientare le persone su ciò che davvero serve, ciò che davvero è necessario per entrare nel mondo del lavoro. Esistono migliaia di enti accreditati alla formazione che non convergono su percorsi formalizzati, per cui poi accade quello che ci succede, che ancora oggi i contenuti su cui più ci si forma in questo paese sono i pacchetti informatici di base piuttosto che le lingue straniere. Questo non ha nulla a che fare con la formazione al lavoro. La formazione al lavoro parte da lavori specifici, dobbiamo nominarli questi lavori, dobbiamo dirci quali sono le competenze specifiche e costruire i percorsi per poterle apprendere. Se noi andiamo a vedere gli unicorni, cioè le start-up che hanno come valore economico più di 1 miliardo di euro, nell'ultimo periodo, nel 2022, sono 132 gli unicorni creati in Europa, 41 in Inghilterra, 25 in Germania, 23 in Francia. Arrivo alla Spagna, 1, l'Italia 0. È evidente che è necessario far sì che ci sia un impegno anche nella crescita di queste start-up innovative. Abbiamo persone che sono troppo istruite per le mansioni che si offrono, cioè abbiamo un problema di specializzazione produttiva. Che tipo di lavoro si offre? Ecco, quando si discute di adattamento dell'istruzione al lavoro, bisognerebbe guardare le cose da una prospettiva diversa. Che tipo di lavoro si offre? Noi abbiamo bisogno di persone più istruite e di più lavori qualificati, altrimenti le persone istruite lasciano l'Italia.